Intanto ringrazio la Vice Ministra perché ha creduto come noi fino in fondo sulla possibilità di dare questo piccolo risarcimento ai veri protagonisti della scuola italiana, che sono gli studenti, e ovviamente alle loro famiglie. Ringrazio i docenti, i dirigenti che ci hanno permesso di vivere questa giornata, anche se piovosa, comunque indimenticabile, perché le lacrime delle ragazze e dei ragazzi che si sono salutati nelle quinte elementari, nelle terze medie, qui a Firenze, quasi 8.000 di loro, sono il segno più bello di una giornata indimenticabile. Ma sono anche un impegno che, attraverso le parole della Vice Ministra, il Governo prende di riaprire le scuole a settembre. Noi sindaci saremo le sentinelle delle scuole italiane per impegnare il Governo a fare ciò che ha promesso: restituire la scuola agli studenti e soprattutto darci gli strumenti per adeguare le scuole che tra qualche mese dovranno adattarsi alle nuove regole delle distanze. Noi ci siamo contenti che il decreto scuola abbia dato strumenti e poteri ai sindaci per semplificare le procedure. Io rilancio una proposta: il Governo ha fatto un passo, ha messo 1,5 miliardi di euro sul decreto scuola, il Parlamento abbia un sussulto di dignità, ci metta un altro 1,5 miliardi, perché ci vogliono 3 miliardi per poter fare davvero un ottimo lavoro da qui a settembre. E io do anche un suggerimento: li tolga dai 3 miliardi di sussidio ad Alitalia. Alitalia va risanata con un piano serio e non con i sussidi. Si diano 3 miliardi alla scuola, perché attraverso la scuola si vede la dignità di un paese.